Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. Allora, continuiamo il gameplay di Assassin's Creed Revelations. Dunque, siamo ancora a Masyaf, la città che abbiamo visitato nel primo Assassin's Creed con Altair. Allora, buttiamoci giù usando il nostro paracadute che tra l'altro è un equipaggiamento che è stato introdotto in Assassin's Creed Brotherhood, ma che non ho mai usato, a dire la verità. Allora, era figo cadergli proprio sopra, ma non ce la faccio più. Ma possiamo ucciderli o vengo desincronizzato? Merda. Templari nel villaggio 9 su 9. Ah, me l'ha fatta. No. Quelli che avevamo ucciso la volta scorsa. Me li ha rimessi. Ma perché? Vabbè. Rifamo tutto da capo. Questa è spaventata a morte intanto. Vabbè, che dobbiamo fare? Non posso ucciderli, scusa. Bello se come faceva Altair, se qualcuno ci scopriva potevamo fingere di pregare e ci mimetizzavamo praticamente. Allora, che dobbiamo fare? Mantina a distanza. Togliti di mezzo! Ah, questo è il Nessuno se capo ne va finché Zenzio. l'assassino non è morto! È chiaro? Perdonate, capitano, ma sembra che ci abbia trovato. Vai! Vai! Va bene, allora. Sbagliavo quello che dicevo. Me li ha lasciati i templari morti del precedente gameplay. Ok. Allora, partiamo alla ricerca di. Cioè, alla ricerca. All'inseguimento di. Del capo templare che sta scappando da Masyaf, il codardo. Va bene. Resisti, ho capito, ma È dietro di noi! come cazzo fa a resistere a strisciare per tutto sto tempo senza proprio senza aia rovinarsi lo stomaco? Come cazzo fa? Neanche un graffio, è la Madonna. Aia. Muoviti in su. Aiuto. Aia. Sali, sali. Sali. Vai. Aia. Punto di rottura superato, ok. Dai, dai. C'è una vera e propria tormenta di neve. Va bene. Più vicino! Allora, ce l'abbiamo fatta. Togliti. Aspetta!
Siamo riusciti a salire sopra. No, siamo caduti. Allora, vediamo un po'. Assassinato il pilota, chiamiamolo così. Ancora tu. Ok, affianchiamo l'altra carovana. Un po' questa azione di gioco mi ricorda quando in Assassin's Creed 2 eravamo inseguiti e stavamo portando Leonardo a Venezia, Leonardo da Vinci, ed eravamo inseguiti dagli uomini dei Borgia. Ok. Leandros, dove è andato? Non mi facevo. Carro del capitano temporale. Sei proprio in pieno, l'ho preso, vaffanculo. Ecco. Sì, ma non ho capito una cosa, perché le buche ce l'ho tutte dalla mia parte? E dalla sua parte non c'è niente. Vabbè, riproviamo. Io quello che non ho capito è come mai tutte le buche ce l'ho dalla mia parte. È un'ingiustizia belle buona. Ah, che cazzo fa? Minchia. Perfetto. Prendi questo. E adesso vediamo. E adesso vediamo come si evolve lo scontro. Mi lanciano le bombe. Olla. Aia. Sa che mi sono fatto male. Non vorrei che mi catturassero di nuovo, no? 100% sicuro. Allora, vediamo un po' che succede adesso. Premere più, se ti va.
Non mi piace questa nuova divisa di assassino di Ezio. Blu. Tutto blu. Con della pelliccia sulla spalla sinistra. Non togliete gli occhi dalla strada per un solo istante. Ci siamo capiti? Ecco Nessuno passi. Leandros. Ecco Leandros. Là. Succede? Ah, Bene, eccoci qua. guarda chi esce da questo buco per crepare. È a un passo dalla morte, su, finitelo. Portatemi la sua testa o gettatevi da soli in questa gola. Praticamente gli ha detto che se non lo uccido non muoio. L'aquila ferita. Leandros, il capitano dei Templari, gli ha lasciato a morire. Trovalo e uccidilo, quindi recupera il diario. Ok. Dovevamo recuperare questo diario. E appunto è l'obiettivo principale. Per riuscire a decifrare il segreto per entrare nella porta sotto Masia. Ovviamente la nostra vecchia cara pistola creataci da Leonardo da Vinci in passato c'è ancora molto utile. Allora, dobbiamo riuscire, anche se feriti, a entrare. Cazzo, ho soltanto una barra di vita. Mamma mia. Qui c'è un mulino. Francese? No, non penso. Sono italiano? Belle queste nuove animazioni. Allora, attraversiamo il mulino. Non so se dobbiamo salire sulla ruota. Anzi. Era così facile un tempo. Ormai sei invecchiato, Ezio Auditore. Non sei più ai tempi di Firenze e Biglieri dei Pazzi, eh? Sono cambiate le cose ormai. Non c'è una cosa. Perché non posso arrampicarmi sui muri? No, perché sono ferito. Ok, segui le tracce del capitano dei Templari. Occhio da là. Ah, possiamo utilizzare l'occhio dell'aquila? Per capire dove è andato il capitano Leandros. Vieni qua nella pagliuzza, bello. Da dove pensi che venga? Qui ce n'è uno. Quello lì ovviamente non mi ha visto. È andato di qua. Ok. Ora conterrai la tua esuberanza. No. Chiaro? Sì, però tu muori. Allora, devo riuscire a far in modo che non prenda in braccio i nemici, ma li derubi come si dovrebbe. Allora, vediamo se è andato di qua. Ok. Tu muori. Ho creato lo scompiglio. Che curioso abbigliamento. Ok,
se potevo lasciarti in vita, però è meglio che invece tu muori. Almeno non lasciamo nessun templare in questa terra. Va bene. Da dove viene questo? Ciao, bello. Minchia, andiamo a fare. Lala! Mamma mia, ragazzi, che animazioni di combattimento aggiuntive che hanno messo in questo Revelations. Pirotecniche proprio. Possibile che tu sia tanto letale quanto ti dipingono le leggende? Eh sì. Il leggendario Ezio Auditore. Una manica di ubriachi armati di fronde. Da questa parte, Ezio. Adesso non c'è via di fuga. Né per me, né tantomeno per te. Uccidetelo, fatelo a pezzi. Ora, muori. No problem. Lo vedo. Che combo. Ma non prenderlo in braccio. Butta. Ruba. Bravo. Ruba. Bravo. Ah, praticamente quello che ho capito è che, diversamente dalle altre volte, sì, stiamo rivivendo i ricordi di Ezio grazie all'Animus, ma questa volta non è una sessione in cui Desmond entra ed esce quando vuole, ma in questo momento siamo rimasti intrappolati nell'Animus. Cioè, la coscienza di Desmond è rimasta intrappolata all'interno dell'Animus. È l'unico modo per uscirne e rivivere i ricordi di... Oh, questo è il fucile, oh! Figlio di puttana! Figlio di puttana. Muori. Bastardi. E quindi anche loro adesso possono utilizzare le armi da fuoco. Infamous. E va bene, ok. Allora, vediamo... Cos'è sta roba? Fermatevi! Aspettate un momento! Ah, abbiamo i dardi avvelenati! Ora quello impazzisce! Fermatevi! Ho capito, Niente. Quello intanto dietro è impazzito! E ovviamente a quello che abbiamo avvelenato gli rubiamo i soldini. Ok, dove devo andare? Ma RB personale medicina. Ah. Armi primarie, lama celata, lama avvelenata, medicinale, pugno. Yatangan d'assassino. Armi secondarie. Dardi avvelenati. Lancia denaro. Facciamo una cosa. Ah, possiamo. Ok. No, aspetta. Ah, mi so che ho sbagliato strada, mi sa. Eh sì, dovevamo andare lì. Hai visto la faccia di quel monaco proveniente dal mondo? Mettete quel ra! Che è successo? No, ma... Mi sa che ho deselezionato la spada, eh? Infatti. Ok, ci siamo curati, adesso riprendiamo la spada. Quindi, diversamente
agli altri Assassin's Creed, ossia muda la griglia principale, spostare l'inventario e metterlo nella. Mi piace come allarghi gli occhi e le narici. Davvero spaventoso. Scusami. Mi baciano. Gli mandano dei messaggi di bacio. Dove cazzo? Ah, di qua devo andare. Però possiamo andare a calcio. Ok. Eccola. Ok. Arrampichiamoci su. Oh merda. Oh merda. Oh, due addirittura. Abbiamo da un lato i cecchini che ci sparano. Continueranno a farlo. Immagino. Fai del tuo peggio, canaglia. Leandros, ormai sei nostro. Corda. Che cosa ci vuole per ucciderti? Perché non muori? Ah, così. Ma non sei stanco di blaterare? Ah, si fa assassinare così, in questo modo così facile. Vabbè. Ebbene, il vecchio Segugio è morte ancora. Il libro che porti con te, dove lo tieni? Ah, il diario di Polo. Polo? Non ti servirà a niente. Non più. Abbiamo già trovato una delle chiavi di Masyaf e ci avviciniamo alle altre. Ciò che sta in quella biblioteca non è per voi, non è per i Templari. Ah, puoi tenerti i libri di Altair, Ezio. Noi cerchiamo solo consiglio. Vogliamo solo indicazioni per la posizione del Grande Tempio. Il Grande Tempio? Dimmi di più, ora! Ormai è morto. Requiescati in pace, bastardo. E ormai è morto e quindi non può darci più nessuna informazione. Va bene. Questa almeno sappiamo che stanno cercando un tempio. Senti il materiale. Duro. Ma chi è questo che parla? Ma leggerissimo. Puoi davvero giocare con quel coso? Questa qui è Rebecca. Assolutamente sì. È molto tempo che aspetto di mettere le mani. Non capisco chi sia questo qua. Ok, mi stai facendo innervosire, Bill. Tranquilla. Non credo di avere i geni giusti per maneggiarla a dovere. Ah, ma Desmond, credi che ce li abbia? Ok, va bene, allora. Abbiamo capito che i Templari cercano un tempio. Oh, siamo tornati nei panni di Desmond. O almeno della sua coscienza nell'anus. Ma che è successo? Stavi curiosando. Questo è il soggetto 16. Fuori della partizione, Desmond. Così, dopo che l'animo sta trovato, t'ha rispedito qui. Segue solo gli ordini. Come un programma di verifica. Cerca di mantenere intatto il tuo cervello, ti piaccia o meno. E tu che ci fai qui esattamente? Gioco, imparo, aspetto. In effetti, aspetto molto. Estraggo l'animus come meglio posso.
per te le tue esplorazioni. Altrimenti potrebbe darti la caccia come un piccolo virus e eliminarti. Beh, il mio angelo custode. Quello non esiste. Sì, io... Grazie. Ok, e quindi adesso... Ecco... Che cosa dobbiamo fare? Allora, sappiamo che il soggetto 16 è stato intrappolato. Che cosa succede? Attenzione, Sean Parker. Siete all'aeroporto? All'aeroporto. Sì, affittiamo un jet, stai arrivando? Sì, sì, sarò lì tra poco. Bene. L'hanno già sepolta. Queste torri qua? L'ho saputo. In un piccolo cimitero fuori Roma. Bel posto. Parlano di Lucy. L'hanno sepolta, giù. Desmond è ancora incosciente. Sì, c'è parecchia attività cerebrale, ma con la chiusura del sistema di monitoraggio non possiamo registrare niente. D'accordo. Tienimi aggiornato, ok? Ci vediamo presto. Bloccare. Frammenti dati animo. Servono dei frammenti. Vabbè. Comunque, hanno appena detto che hanno sepolto Lucy, che abbiamo ucciso nel precedente capitolo. Niente, comunque dicevo che il soggetto 16 è stato rapito prima di noi dall'Abstergo e il suo cadavere ormai è cibo per vermi. È rimasto intrappolato per sempre nell'Animus. Cara sorella. Masyaf è occupata da una banda di Templari. Il loro obiettivo è chiaro. Vogliono i segreti rinchiusi nella biblioteca di Altair. Segreti che ritengono li condurranno a qualcosa chiamato Grande Tempio. Non so se ciò risponda o meno a verità, ma so che la biblioteca è sigillata. Ne ho veduto le porte. Tuttavia, nessuno può entrare senza le 5 chiavi che Niccolò Polo portò a Costantinopoli quasi 300 anni fa. Devo trovare quelle chiavi, Claudia. I Templari ne hanno già scoperta una. E non so quanto sarà difficile trovare le altre. Solo il tempo, l'abilità e la fortuna potranno dirlo. Ok, scopriamo sempre di più. Quindi il nostro obiettivo è scoprire di più su questo tempio. Il Corno d'Oro, la crocevia del mondo. Costantinopoli, maggio 1511. Ok, questa qui è la nuova location Costantinopoli, quindi cambiamo, non siamo più in Italia, andiamo, torniamo in Oriente, come fu nel primo Assassin's Creed, in una terra araba, Costantinopoli, crocevia del mondo, che ai giorni d'oggi è conosciuta come Istanbul. Quindi torniamo una veduta magnifica. È un lavoro in corso d'opera. Costantinopoli. Nessuna città d'Europa può vantare un profilo simile. Ebbene, per essere precisi, quella è l'Europa. Quella è l'Asia. Ah, ci sono confini che neanche gli ottomani possono spostare. Assai pochi. Il vostro accento è italiano, ma non i vostri abiti. Siete in viaggio da tempo? Sì. Da molto tempo. Ho lasciato Roma 12 mesi fa in cerca di ispirazione. E quella ricerca mi ha condotto qui. Quando ero fanciullo, mio padre mi narrava storie sulla caduta di Costantinopoli. Intendete dire la conquista di Costantinie? Costantinie? Suppongo che la morale di qualunque storia sia data all'indole del narratore. Sì, ne convengo. Bene. Costantini è un crogiuolo di ogni sorta di razze e credi. Crogiuolo. Studenti come me o viaggiatori come voi. Ho tanto di quel lavoro da fare, ma è bello essere a casa. Lavoro? Quando avevo la vostra età, i miei interessi erano... Le donne. Non più... Salve. Incredibile. Interesse. Sono sorpreso che abbiate combinato qualcosa. Interesse che ha ancora adesso.
È stato un piacere parlare con voi, Effendi. Spero che qui troverete qualcosa di vostro interesse. Confido di sì. Posso esservi d'aiuto, mia signora? Grazie, buon giovane. Istruito e galante. Siete una sorpresa continua. Assai poche, amico mio. Che Dio vi benedica. Questo chi è? Benvenuto, fratello. A meno che la leggenda non menta, tu sei l'uomo che non vedo l'ora di conoscere. Il celebre maestro e mentore Ezio Auditore da Fitz. Prego. Scusami, faccio fatica a rammentare quel incomprensibile italiano. Da Firenze, la città in cui sono nato. Ah, sì. Quindi, secondo le vostre usanze, io sarei Yusuf Tazim da Istanbul. Mi piace. Istanbul? Un altro nome per questa città? Evette, il preferito dai locali. Vieni. Ah, Istanbul, ecco. Che poi sarà il nome moderno di oggi. Va bene. Principe... Ah, era un principe quello. Per la peppa. Principe Solimano. Chiunque nel 500 conosceva il nome di quest'uomo, in Occidente lo chiamavano Solimano il Magnifico, decimo sultano dell'impero di Osman. Allora in piena espansione. I suoi compagni turchi lo onoravano. Ecco, quindi qua siamo nelle terre turche. Vabbè. Yusuf. Abbiamo incontrato Yusuf. Yusuf Tazim. L'abstergo è in possesso di alcuni dati su quest'uomo. Yusuf Tazim, turco, nacque a Bursa attorno al 1400. Suo padre era un assassino. Ah. E forse per questo lo divenne anche Yusuf. Ah, quindi il nostro Yusuf è un assassino. Ok. Abbiamo già un alleato. Il maestro assassino Yusuf Tazim, un caldo benvenuto, ti ha accolto a Costantinopoli e vuole farti conoscere la città. Esplora insieme a lui. Esplorala insieme a lui. Ok. Una visita guidata di Istanbul. Di Galata. Di Costantinopoli. Per molti secoli ha accolto gli orfani provenienti dall'Europa e dall'Asia. Non troverai varietà maggiore in alcun'altra parte della città. Per questo gli assassini ne hanno fatto la loro dimora. Mi piacerebbe vedere dove. Assolutamente. La confraternita è sempre ansiosa di conoscere l'uomo che ha messo a tacere il Borgia. Borgia, già. C'è qualcuno in città che non sa che sono qui? Beh, la tua scaramuccia con i Templari in Terra Santa non è passata inosservata. Quando mi sono messo in viaggio, la violenza era l'ultimo dei miei pensieri. Cercavo la saggezza, il sapere della biblioteca di Altair. E non hai pensato che era rimasta sigillata per tre secoli? No, lo immaginavo. Ma non mi sarei mai aspettato che fosse sorvegliata dai Templari. Inquietante, non è vero? Vergogna! 5 anni. Vergogna! Ma sono aumentati i bizantini. Brutti bastardi! Smettetela! Non c'è un erede al trono ottomano? Non solo uno, due fratelli in lotta. Andate via! Oh, ma che cazzo vogliono questi? Fra Templari e Ottomani, immagino avrete parecchio da fare. Ezio, ho a malapena il tempo di lucidare la lama. Non ci sfuggirai! Oh. Aiuto! Quello me lo devo ricordare. Altri templari! Sta pronto! Ok.
Arrivano i templari. Guarda. Bisanzia è morta. Quanto te! E questi qua chi sono? L'intera città si desta per porgerti il benvenuto. Prima i reggenti. Anche qui abbiamo i mercenari che lavorano per noi. I soldati ottomani ce l'hanno a morte con quei briganti bizantini. Questo ci dà un po' di tempo. Quanto tempo? Pochissimo. Ti uccidono se solo li guardi storto. Anche se dopo se ne pentono. Commovente. Non è così male in realtà. Per la prima volta da decenni gli assassini possono vantare una forte presenza qui. Non è sempre stato così. Sotto l'imperatore bizantino, gli assassini venivano perseguitati e uccisi sul posto. Medico? Ci siamo quasi. Mi sembra di rivivere un po' le location del primo Assassin's Creed in stile orientale. Non siamo più nella vecchia cara Italia, a Roma o a Firenze. Vabbè, o a Venezia. Di qua. O a Venezia. Va bene, abbiamo raggiunto il covo. Ok ragazzi, dai, il video finisce qui. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay di Assassin's Creed Revelations. Ciao!